La chiusura e l'isolamento creano sempre un'atmosfera asfittica e pesante che prima o poi finisce per entrare e soffocare. Serve invece un impegno comune di tutti per favorire una cultura dell'incontro, perché solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di portare frutto, di creare vincoli, di creare comunione, di irradiare gioia, di edificare la pace. Secondo una tradizione consolidata, all'inizio del nuovo anno il Pontefice ha ricevuto in udienza il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per i consueti voti augurali e per scambiare alcune riflessioni sulle gioie e i dolori dell'umanità. Dopo aver espresso soddisfazione per le relazioni internazionali che si sono andate intensificando e a quelle che sono state inaugurate negli ultimi 12 mesi, Papa Francesco ha subito messo a fuoco quelle regioni della terra che faticano a sentirsi parte di un'unica famiglia. Quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in se stessi, ha detto, che prende via via il volto dell'invidia, dell'egoismo, della rivalità, della sete di potere e di denaro. Come non pensare in questo scenario al conflitto in Siria, per il quale il Pontefice ha auspicato l'inizio del desiderato cammino di pacificazione con l'imminente conferenza a Ginevra 2, o alle tensioni che persistono in Egitto e in Iraq. Rimanendo nella regione medio orientale, Papa Francesco ha espresso soddisfazione per i progressi diplomatici compiuti tra l'Iran e la comunità internazionale sulla questione nucleare, come pure per i ripresi negoziati di pace tra israeliani e palestinesi. Pensando ai tanti cristiani perseguitati o in fuga, soprattutto dal Medio Oriente e dal Nord Africa, il Pontefice ha ricordato poi che i discepoli di Cristo sono chiamati a dare testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio anche in paesi come la Nigeria, dove non si fermano le violenze e continua ad essere versato tanto sangue innocente, nella Repubblica Centrafricana, dove le tensioni hanno seminato a più riprese distruzione e morte, in Mali o in Sud Sudan. Anche l'Asia ha trovato posto tra le riflessioni del Pontefice con l'auspicata riconciliazione nella penisola coreana e con l'incoraggiamento nel vasto e nobile continente del rispetto reciproco, soprattutto di fronte ad alcuni preoccupanti segnali di un suo indebolimento, in particolare a crescenti atteggiamenti di chiusura che, facendo leva su motivazioni religiose, tendono a privare i cristiani della loro libertà e a mettere a rischio la convivenza civile. Ripensando alla tragedia di Lampedusa, ancora una volta Papa Francesco ha invitato tutti a prodigarsi per quanti sono soli e disperati, ricordando che si tratta di persone e non di cifre anonime. La pace è inoltre ferita da qualunque negazione della dignità umana, prima fra tutte dalla impossibilità di nutrirsi in modo sufficiente. Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanto soffrono la fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo viene sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse in quella che ho più volte definito la cultura dello scarto. Purtroppo, oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli stessi esseri umani che vengono scartati come fossero cose non necessarie. Infine, Papa Francesco ha menzionato un'altra ferita alla pace che sorge dall'avido sfruttamento delle risorse ambientali. Ricordo un detto popolare che dice: Dio perdona sempre. Noi perdoniamo a volte. La natura, il creato, non perdona mai quando viene maltrattata.